Credete che oggi la professoressa arriverà in ritardo? Pare che stia lavorando a un progetto scientifico internazionale qui all'università, quindi sarà molto impegnata. Che bella carriera la nostra professoressa! Pensare che per secoli le donne non hanno avuto accesso ai vertici delle carriere universitarie, e non certo per via del loro cervello. Come disse Rita Levi Montalcini, il cervello della donna e dell'uomo sono uguali. La loro mente funziona allo stesso modo. Il resto sono solo scemenze. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Buongiorno. Oggi vorrei affrontare con voi che le teorie di Einstein hanno avuto su tutta la fisica, sia quella teorica che quella sperimentale, la scoperta dei quanti di luce, che da un lato come applicazione spiegano l'effetto fotoelettrico, che come voi ben sapete è l'emissione di particelle di elettroni da una lastra metallica, ma dall'altro, cosa molto più importante, riconcilia due teorie per quanto riguarda la natura della luce, quella corpuscolare di Newton e quella ondulatoria di Huygens. Politecnico di Zurigo, 16 ottobre 1896. La mia passione per la fisica si manifestò sin da bambino. Mi ponevo le domande giuste. Fantasticavo di poter esplorare tutto il mondo. Sapevo che nel mio corso universitario i miei compagni sarebbero stati tutti maschi. Al Politecnico, finalmente, trovai le risposte alle mie domande. Nella mia classe eravamo 9 studenti ed io ero l'unica donna. Ho superato l'esame scritto. Nome? Mileva Maric. Un'altra polacca, una vera pandemia nella vostra Polonia. Lì da voi chi rimarrà a cucinare, a rammendare e a far nascere i bambini? Perché è venuta qui? Per studiare fisica, poiché ho già imparato a fare la maglia e a cucinare. Ma vada tranquillamente ad iscriversi alla facoltà di lettere, una scelta giusta per una donna. La fisica si studia a testa fredda, non appassionandosi a storielle avventurose e romantiche. Le madri la indicheranno come un esempio negativo alle loro figliuole, istruita ed infelice. Quindi non sono stata ammessa? È per il suo bene, mi creda. Buongiorno, posso entrare? Nome? Sono Albert Einstein, nato a Ulm, in Germania, nel 1879. Ah, lei seguì gli studi anche l'anno scorso. Allora, cari signori, questa qui sarà il mio primo errore pedagogico. Sarà la prima studentessa di questo istituto serio e tradizionale, le cui regole proprio io oggi ho infranto. Buongiorno. Nell'aula universitaria, lui fu l'unico a sorridermi. Un vero impertinente, sfrontato e arrogante. Nei suoi occhi, però, notai subito un riflesso di bontà. Lui, invece, era sempre in conflitto con le regole. Indolente e presuntuoso. Era dotato, però, di uno straordinario intuito e di una memoria prodigiosa, capace di formulare l'idea giusta in pochi secondi. Io invece dovevo rimuginare per ore sulla stessa questione, dopo aver letto pagine, pagine e pagine. Che devi percorrere soffrendo? Io non la penso così, io vi dico invece che sia la matematica, che sia la fisica, possono essere insegnate come un inno alla gioia. Il mio più grande desiderio ora è che Albert Einstein scopra la formula del movimento della luce e che tutte le scienze lavorino insieme affinché il mondo diventi un'orchestra ben sincronizzata.
tanti conflitti mondiali in base ai dati relativi alle precedenti cause delle guerre passate. Albert, voglio parlare anche con te. Certo. Mi ne va, ma non lo vedi che Albert è innamorato di se stesso e della fisica? Lo coccoli come se fosse l'unico uomo al mondo, mentre il principe si comporta con te come se fossi il suo ombrello. Ma no, no, io penso solo a come farlo stare bene, perché noi siamo così legati e complici, che per me è importante che lui sia sempre il meglio possibile. Certo, certo, sono felice, ma ho paura di tutto quello che ci aspetta, del parto e di quello che accadrà con il bambino. Tua madre non vuole neanche sentir parlare di me. Troverò lavoro a Berna e finalmente ci sposeremo. E il nostro cucciolo, che intanto starà dai tuoi, potrà tornare con noi. Vedrai, vedrai, sarà meraviglioso, perché nessuno è come te. E io, Mizzi, io sarò il miglior marito tra tutti. Avevamo gli stessi stimoli e le stesse idee. Insieme pensavamo, facevamo calcoli e cercavamo gli autori più disparati per trovare conferma alle nostre teorie. Con lui ero cambiata, mi sentivo più bella. Perché non avete deciso insieme di far sostenere la tesi di Laura prima lei e dopo... Le idee di Albert sono brillanti e il lavoro su di esse non deve assolutamente essere rimandato. È un pallone gonfiato, ha del talento, vero? Ma è pieno di sé, un galletto. Non sarà che lei è un po' geloso del suo studente? La nostra dolce Lisa era troppo piccola per reggere il peso di una malattia grave come la scarlattina. E alla fine si è arresa. Il dolore che sto provando è impossibile da descrivere. Io venivo sempre più messa in ombra, mentre lui si avviava al successo e alla fama. Infatti un giorno, a Berna, tornò a casa con uno strumento che capovolse la sua vita. Era un congegno per sincronizzare tutti i campanili della Svizzera. E cominciò a rimuginare sul fatto che la simultaneità assoluta fosse possibile. Passammo settimane di duro lavoro insieme, pieni di fermento creativo. Poi arrivò tua madre Pauline, a casa nostra, per darci una mano. E fu una tragedia. Mi trattava come un adulto che cerca di spiegare a un bimbo come ci si comporta. Non dormivo più, non mangiavo più. Non sapevo nemmeno più fare i calcoli. In tempo assoluto, ma io ho ideato il principio di relatività. Più velocemente ci muoviamo nello spazio, più lentamente ci muoviamo nel tempo. Io ho ridefinito l'universo. Ed è l'articolo che cambiò la storia della scienza. Ringraziavi Michele Besso, e non me. Avresti dovuto ringraziare anche me. Dobbiamo pensare ai bambini che abbiamo adesso. Non è una vergogna essere felici. Già, i figli che abbiamo. Beato te, Albert, che sembri non avere il senso per la sofferenza. Tu quella bambina non l'hai nemmeno vista. Un giorno cancellerai così facilmente anche me, Hans ed Edward. Ah, non capirò mai cosa vuoi. Ora lasciami lavorare. Che li spenderà in gioielli e pellicce. O in esperimenti per scoprire qualche nuova formula. O ha del tutto rinunciato alla fisica, Mileva. Come potrebbe se lavora ancora al fianco del suo caro Albert? E dov'è che sta scritto? Non ho letto in nessuna delle innumerevoli chiacchiere pubblicate sul giornale che Albert Einstein abbia nominato anche sua moglie come fisico. Nel mese di luglio del 1914 presi la decisione più importante di tutta la mia vita. Finalmente feci le valigie, presi i miei figli e me ne andai a casa della moglie di un amico di Albert. Un giorno mi arrivò una lettera da Albert. Si trattava di una proposta di contratto in cui lui dettava a me le regole per un'eventuale futura vita insieme. Due,
che riceverò i miei tre pasti regolarmente e nella mia stanza. Non ti aspetterai alcuna intimità da me. E non mi rimprovererai in alcun modo per questa mancanza. 2. Smetterai di parlare se io ne farò richiesta. 3. Lascerai immediatamente la mia stanza da letto, il mio studio, senza protestare quando io ne farò richiesta. 4. Non cercherai di sminuirmi davanti ai nostri figli, né con le parole e né con il tuo comportamento. Capì che io non odiavo lui. Odiavo la persona che io ero diventata per colpa sua. Sai, Anna, nel 1922 io e Albert passammo molto tempo insieme a Parigi perché lui girò alla Francia tenendo un ciclo di conferenze. Ed una sera, durante una cena ufficiale, mi confidò che la sua ex moglie mi considerava un idolo. E nonostante l'avessi conosciuta, non mi ero mai chiesta chi fosse veramente Mileva Marx. Proprio io, Marie Curie, una delle prime donne a studiare alla Sorbona di Parigi, una delle prime donne a divenire scienziata in Europa, non avevo trovato alcuna assonanza con quella donna. E lì la vidi. Era scioccata dal fatto che Albert l'avesse relegata al ruolo di semplice moglie. E lei si trovava lì a parlare di uncinetto, di cucina, di ricette con noi, mentre gli uomini erano nello studio a parlare di fisica. Non era stata invitata. Era evidente che ne soffriva, perché un tempo anche lei partecipava attivamente alle discussioni sulla fisica. Ma dovevi vederla. A quelle parole lei si irrigidì. L'Albert che conoscevo io era premuroso e accorto, ma in quel momento pensai che non lo era anche con lui. Maria, tu in quel periodo non sapevi ancora nulla. Ma Mileva, quando capì molto più tardi rispetto a tutta noi che Albert a Dublino frequentava assiduamente sua cugina Elsa, gli fece una scenata isterica con le vene al collo gonfie e gli occhi iniettati di sangue. Da quel momento per lei divenne impossibile vivere con lui. In casa loro, per ogni minima cosa, succedeva il fine mondo. Sì, su questo sito dice che il migliore amico di Einstein, sapete, Michele Besso, negli ultimi giorni di vita andò a trovare Mileva. E le ultime parole di Mileva furono per Albert. Non biasimarlo, Michele. Io con lui sono stata felice, come forse non avrei potuto essere in nessun'altra circostanza. Ricordi le lettere che mi scriveva ai primi anni? Cose così non avrebbe potuto scrivere il nuovo malvagio.